particolarmente chiaro è il lavoro di Alice Cattaneo, ad esempio. Anche Alice ha molto cambiato il proprio lavoro rispetto ai lavori che io avevo visto e su cui ero rimasto fortemente colpito da questo suo lavoro su, molti di noi conoscono, con lo scotch, la balsa e via dicendo. Alice ha estremamente asciugato il proprio lavoro, l'ha reso in questo senso veramente essenziale, ci sono delle strutture essenziali estremamente asciutte, anche molto più fredde rispetto a quello che era il suo lavoro precedente, che conservano però questa instabilità e questa ricerca di un equilibrio, ma è un equilibrio più maturo, molto più maturo rispetto al lavoro precedente e che tende quasi a scomparire. La struttura è quasi invisibile, diciamo così, è molto più fredda da una parte, ma molto più delicata anche da un altro, meno appariscente. Cioè non c'è più l'esigenza di essere lì, è quasi qualcosa che resta quando noi non ci siamo più. È una forma, una struttura, un'essenza che va oltre la nostra presenza. Prima Alice doveva essere costantemente lì e c'era la sua presenza fisica nella costruzione, era estremamente importante, il continuo mettere lo scotch, togliere, aggiungere una balsa. Ecco, qui la struttura è già a più parte da un'idea, diciamo così, anche se poi l'elemento poi processuale del suo lavoro resta, ma è un'idea che appunto si scarnifica e si denuda in qualche modo. Il progetto, la struttura dei suoi lavori è più nuda e resta quasi una scheletro, diciamo così. Trovo molto, molto bello che Alice abbia anche saputo liberarsi da una cifra che diventava la sua cifra, no? Abbia saputo evolvere nel proprio, evolvere o involvere, questo solo i critici lo diranno, ma diciamo che abbia saputo mutare il proprio modo di fare. Nel caso di Carla Black, invece Carla è ha una capacità, una potenza visiva, in questo utilizzare le forme della cosmesi, no? I materiali della cosmesi, che io ho sempre trovato potente, diciamo così, proprio perché nel suo lavoro io non ho tanto visto, mai visto una forma di lavoro femminista, no? di rielaborazione di concetti femministi, per cui anche se anche questo c'è, cioè la cosmesi femminile, via dicendo, ma in quel lavoro sulla cosmesi io vedevo anche la necessità della nascita di un nuovo cosmo, di una cosmogonia in qualche modo, no? Per cui come la cosmesi diventasse la nascita di un cosmo, come queste polveri diventassero qualcosa di straordinario o questa plastica rivestita con appunto degli oli cosmetici diventi qualcosa che non è più un'arte femminista, ma è un'arte femminile, cioè un'arte che ha qualcosa a che fare con la donna, con la capacità di partorire un cosmo. Gianni Caravaggio ha a sua volta saputo elaborare un progetto che io trovo molto convincente, che si struttura diciamo in una relazione tra un insieme di opere, e questa relazione per me è esemplificata da quel filo che accoglie gli spettatori quando entrano nel vedere la mostra, questo filo quasi invisibile, diciamo così, che è il filo dell'emergere, del nascere dell'aurora, di questa opera che si chiama Tessitore d'albe, e in cui appunto è solo un filo, ma in quel filo di luce, diciamo così, c'è la possibilità del nascere di un nuovo giorno, diciamo così, di un nuovo orizzonte di senso. E l'immagine che fa da contrappeso a questo filo di luce è in realtà una sorta di buco nero, questa lastra di marmo
nero del Belgio, assoluto del Belgio, su cui cade questo intonaco, un po' come in dispositivo per creare spazi, ma questa immagine ha i bordi non più geometrici, smangiati, è diventato proprio una sorta di buco, diciamo così. È un buco nero che però in qualche modo non ha un'inversione fisica, e al posto di inghiottire immagini ne fa uscire. Appunto è un'immagine seme, come si chiama quest'opera, cioè che butta fuori delle immagini, no? E entra in relazione con questo orizzonte di un'alba che sta nascendo. L'ultimo artista, Jason Dodge. Jason è sicuramente un'opera che potrebbe essere definita per alcuni concettuale o neoconcettuale, ma credo che sia estremamente sbagliato interpretare in questo senso il suo lavoro, perché il suo lavoro è un lavoro in realtà estremamente, appunto, che ha a che fare con una tangibilità, con una fisicità. E se noi prendiamo l'esempio di questi due tappeti, no? Questi due tappeti tessuti da due donne, una in Guatemala e una ad Helsinki, e entrambi da Jason è stato richiesto di tesserli del colore della notte. E lì vediamo come un medesimo oggetto in cui non c'è un intervento fisico dell'autore dell'opera, in quanto l'autore dell'opera delega ad altri, e quindi c'è una ubiquità degli spazi, no? Questa idea che noi possiamo raggiungere qualunque spazio, in Guatemala, Helsinki, via dicendo, e però quello che noi vediamo fisicamente è che questi due tappeti hanno due colori completamente diversi, cioè la notte ad Helsinki è grigio-azzurra, l'estate, e la notte in Guatemala è di un blu scuro, intenso e di una grande profondità. Ecco, questo secondo me è il segno di una, non di un'opera concettuale, ma di un'opera estremamente concreta che ci mostra come l'illusione postmoderna dell'omogeneità dello spazio e dei mondi in realtà sia un'illusione. Fisicamente le cose sono diverse, in ogni luogo diverse, no? Finora Jason credo abbia realizzato 4 di questi tappeti, penso che ne voglia realizzare degli altri, e spero anche che un giorno li esponga tutti assieme, credo sia anche un suo desiderio, per mostrare come il mondo è estremamente diverso. Non è vero che il mondo ha un'uniformità, il mondo è estremamente singolare, è plurale ma è singolare, no? È proprio come l'espressione latina che singuli è sempre al plurale, no? Per dire il singolo bisogna dire i singoli. Ecco, credo che gli artisti che compongono questa mostra siano dei singoli, cioè siano una pluralità singolare di individui che quindi hanno una sensibilità comune, ma non per questo costituiscono un gruppo, cioè non sono un gruppo con un'omogeneità stilistica che definisce una sorta di nuovo stile. Ecco, non è una questione dell'inizio di qualcosa, non è creare una nuova avanguardia, ma è creare una sorta di postura o di etica della prassi artistica, e questa postura etica della prassi artistica abbiamo creduto di poterla definire arte essenziale.